Yeah.
stato vincente all'ultimo romanzo, Carmelo Scaramuzzino. Allora, dimmi come hai fatto a realizzare quel tempo, cosa hai pensato, dove lo potevi fare, dove potevi rimanere qualcosa. Niente, sono salito per divertirmi. Come uscivo il tempo è uscito abbastanza bene. Mi dispiace per Antonio e... Antonino Branca, che salutiamo. Antonino Branca e... Enrique. Che mi dispiace tanto, perché sono cose che non vuoi che succedano, perché ci stavamo divertendo. Vabbè, che dobbiamo fare? Va bene, allora, intanto ti faccio i miei complimenti. Grazie. Ti aspetto fra qualche settimana qua alla salita, perché ti vediamo lì, va certo. Bene? Ti aspettiamo nella stessa zampata. Grazie Carmelo! Grazie a voi. A premiare la classifica assoluta gruppo E2SS al primo posto, Mister Carmelo Scaramuzzino. A premiarlo il presidente del Consiglio regionale Arruzzolo. E primo di gruppo. Ovviamente sappiamo che dovrà stare in zona. Il nostro grande Carmelo. Perché va a ritirare subito. Immediatamente Carmelo, hai fatto le spalle, ma tu sei, Carmelo torna indietro, tu sei atletico, ma vai a ritirare anche il premio della classe 1150 gruppo E2SS, ma intanto premiamo il terzo, che è Francesco Infortuna. Eccolo qui, sta arrivando. Uno spettacolo incredibile, ci avete davvero divertito voi tutti quanti, ma poi si sa, insomma, eh? Grazie, grazie Francesco, secondo posto, ancora una volta ritroviamo Antonino Branca. Classe 1150, gruppo E2SS. E al primo posto, ancora un altro, Carmelo Scaramuzzino. Bello vedervi insieme, avete lottato davvero fino all'ultimo secondo. E il primo posto, il vincitore, una grande emozione vederlo tornare alla vittoria, giustamente portato in trionfo dagli amici della Scuderia Spromonte, Carmelo Scaramuzzino, che poi sappiamo che è leggerissimo, di conseguenza è anche un grosso sforzo. Bene, complimenti, un grande, grande piacere, una grande emozione vederti tornare alla vittoria. In questa occasione, oltretutto, c'è, vogliamo dare un ulteriore premio offerto dalla Vale Sport, un nuovo, diciamo, un premio che va a omaggiare il miglior pilota reggino della manifestazione. Tu sei di Pellaro, ma Pellaro è Reggio Calabria, quindi complimenti. Facciamo una foto insieme, allora, Francesco. Siete stati straordinari, ci avete offerto delle emozioni incredibili, voi e tutti quanti i piloti e le scuderie che hanno fatto questa decima edizione della Santo Stefano Gambari. Facciamoci!